Prima di ogni cosa la vita, con questo slogan Martina Marraffa, 29enne neuropsicologa salernitana, da ieri in presidio permanente davanti alle fonderie Pisano. Dopo la riapertura dell'impianto a seguito del secondo sopralluogo ARPAC, torna a ruggire la protesta dei residenti e del comitato Salute e Vita, che denuncia morti e ammalati da inquinamento. Marraffa ha attrezzato un giaciglio improvvisato con una coperta e una mascherina per ribadire che le fonderie devono chiudere prima ancora che delocalizzare. Abbiamo mangiato i cingoli dei carri armati e l'amianto, queste la roba che ci sta uccidendo. Dove sta De Luca in questa storia? Perché ha autorizzato questo crimine tutt'oggi, quando è sotto gli occhi di tutti? Ci sono le prove, perché ci sono i video, ci sono le foto, c'è tutto agli atti. Provate a cercare, troverete tutto. Non mi fanno entrare a ritirare questi atti, ma ci sono i video e le foto dei cingoli dei carri armati che venivano bruciati paro paro, e l'amianto, il cambio di destinazione d'uso da area industriale a area edificabile, e l'espansione di 3 volte la volumetria di questa fabbrica. Noi stiamo morendo tutti e continueremo a morire per generazioni. Nel frattempo, questa mattina alle fonderie hanno fatto tappa anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che hanno affiancato gli attivisti salernitani, anch'essi da ieri in presidio. Il braccio di ferro, insomma, continua.